Quindi dal suono delle parole, D'Annunzio in questo è un maestro, la ricerca del suono nella poesia è il fatto costitutivo, spesso la difficoltà più ardua per un musicista, perché ovviamente quando tu metti insieme due cose che sono musicali è problematico, non è più facile, come dire, adattarsi a qualcosa che è più semplice. Ma andiamo avanti con l'ascolto di due brani molto, molto famosi. Uno in assoluto che è Avuchella. Avuchella è del 1892, ovviamente sul testo di Gabriele D'Annunzio. Ecco, un D'Annunzio che gioca ancora con il linguaggio e che in questo caso ha a che fare con il mondo napoletano, diciamo, o pseudo-napoletano, perché questa Avuchella nasce in quel contesto. Tosti si era formato a Napoli, si era diplomato al Conservatorio San Pietro Maiella, aveva mantenuto rapporti per tutta la vita, pensare a Mare Chiare di Salvatore Di Giacomo, il cui poeta fu Salvatore Di Giacomo, poi accenneremo alla fine qualcosa per quello di Salvatore Di Giacomo. Ma la cosa interessante di questo testo, molto bello, molto fresco, perché poi c'è sempre una corrispondenza, no? Tra il senso del testo e con ciò che la musica esprime. Qui si parla di Avuchella, di una bocca, di una, no? E D'Annunzio che costruisce questo testo anche grazie a una sorta, una sfida, una scommessa proprio con il poeta napoletano Ferdinando Russo, altro celebre personaggio, perché viene spinto a scrivere una cosa in napoletano, virgolette, produce questa cosa particolare, dove per esempio ci sono termini assolutamente non napoletani. Appassuliatella è un'invenzione di D'Annunzio, e D'Annunzio si diverte con le tecniche che conosceva, quindi usa l'allitterazione, le consonanze, le rime esterne ed interne, i diminutivi, molti diminutivi, e usa molti suoni esplosivi, suoni liquidi, perché il problema è anche questo, c'è proprio tutto un fonosimbolismo della parola. Questo grande lavoro è quello che poi fa la differenza, no? E quindi questo diventa un brano celeberrimo e ancora oggi tale. E pensate che è stato sempre cantato anche dai grandi cantanti, e ve ne cito qualcuno, li conoscete, sia sia dal versante musica, se vogliamo leggera chiamarla così, sia nel versante classico, e cioè fu cantata da Muro, da Claudio Villa, recentemente da Bocelli, per la musica, diciamo, colta, per i grandi cantanti, da Caruso, grande amico di Tosti, che incide le prime composizioni nei primi del Novecento, quando il famoso disco era già esistente, i vecchi 78 giri incisi su una sola facciata, che sono gli inizi di quel percorso, quindi da Caruso, dalla Tebaldi, da Lanza, da Corelli, e infine da Pavarotti, da Domingo, da Carreras. Vedete quale fama ha avuto e ha questo brano. Quindi sentiremo Avuchella e poi un altro brano, First Waltz, molto interessante perché è in inglese, primo waltz, però il sottotitolo è particolare perché Tosti scrive From an Abruzzese Folk Song, quindi da un canto popolare abruzzese. Qui torniamo a quel discorso di un popolare, poi vedremo meglio alla fine quando si ascolta il popolare cosa potesse significare, ma certo è un popolare che travalica i propri confini, cioè non lo trovi solo nel canto popolare, inaspettatamente lo trovi anche in altri brani, no? E sarebbe interessante capire qual è stato, come dire, il lavoro di Tosti, cioè che cos'era una melodia, un ritmo, perché quando dice popolare cos'era, qual è la fonte di ispirazione. E quindi sentiremo tutte e due in sequenza cantati dal soprano Valentina Paolini e accompagnati sempre dalla nostra maestra. Grazie. Thank you.
chiamava appunto romanza. Questo che vi leggerò adesso si chiama Invito alla fedeltà, ma uscì per la prima volta sul Mattino di Napoli col titolo di Arietta. Quindi siamo sempre in tema musicale. Questa poesia, come Paola ci potrebbe illustrare grandemente, è dedicata a Barbara Leoni. Lui ha scritto questo testo sul finire della sua storia con Barbara Leoni, mentre era già invece iniziata ardentemente quella con Maria Gravina. Ciò nonostante non si decideva ancora a chiudere con Barbara e quindi le rivolge questo invito alla fedeltà di un amore che sta finendo, però che forse è già finito. Ed egli le diceva, sorridendo, sul viso in ombra era un sorriso ambiguo, le diceva, a che dopo tanti anni rompere la catena, giova l'antica pena, mutar con nuovi affanni. Nulla forse per noi sarebbe nuovo, amica, la tenerezza antica ha pur gli incanti suoi, per l'amor che rimane e alla vita resiste, nulla è più dolce e triste delle cose lontane. Il nostro amor sia come un pomeriggio lento, nell'aria senza vento fluiscono le tue chiome, che già folte di rose ondeggiarono al sole. La mia mano viola sulla tua tempia pose, e quando tra i miei fiori la tua fonte si china, il cuor tutti indovina gli occulti tuoi pensieri. Non ti parlo, conosco l'ombra del tedio e certe stanchezze e il peso inerte della carne e il fosco nebbio che tiene oppressa l'anima per interi giorni senza pensieri, senza sogni. Hai la stessa mia pena e se talvolta parlo, so che lontano è il tuo cuore e che invano io ti ripeto, ascolta, ma che dopo tanti anni rompere la catena, giova l'antica pena, mutar con nuovi affanni, amare, amare ancora come amammo, ancora dire quelle parole, udire quelle parole, allora tenere in quelle ansie, alternare quei gesti bassi con quei celesti sospiri e dalle stelle alle rose quei sogni tessere e avere al fine quegli sgusti e il confine già conosciuto d'ogni senso giungere. Vuoi tu ritentar la sorte? Nulla fuorché la morte sarà nuovo per noi. Siamo dunque fedeli al nostro antico amore. Tutti del tuo pudore sono lacerati, vedi, e nessuna carezza più ignora, nessuno. Al sole e alla luna salì la nostra ebbrezza, ma pur talvolta quale profondo incanto è in questa desolata foresta di ricordi, ove sale il nostro sogno lento, più lento che leggere, fumo dall'incensiere, in aria senza vento. Siamo dunque fedeli, poiché tanto ridemmo, poiché tanto piangemmo sotto i mutati cieli. L'amore che rimane e alla vita resiste, nulla è più dolce e triste delle cose lontane, ed io le amo lontane, i tuoi occhi velati come in labbri velati, apparenze lontane. E tu lascerai tu dunque nell'abbandono le cose che non sono più, che non sono più. Thank you.
tua casa e stanno a dire. Vieni, usciamo, tempo è di rifiorire, troppo sei bianca, il volto è quasi un giglio. Vieni, usciamo, il giardino abbandonato serve ancora per noi qualche sentiero. Ti dirò come sia dolce il mistero che vela certe cose del passato. Ancora qualche rosa e nero, sai, ancora qualche timida erba odora. Nell'abbandono il caro luogo ancora sorriderà, se tu sorriderai. Ti dirò come sia dolce il sorriso di certe cose che l'oblio afflisse. Che proveresti tu se ti fiorisse la terra sotto i piedi all'improvviso? Tanto accadrà, benché non sia da fine. Usciamo. Non coprirti il capo, è un lento sol di settembre e ancor non vedo argento sul tuo capo e la riga è ancor sottile. Perché ti neghi con lo sguardo stanco? La madre fa quel che il buon figlio vuole. Bisogna che tu prenda un po' di sole su quel viso bianco. Bisogna che tu sia forte, bisogna che tu non pensi alle cattive cose. Se noi andiamo verso quelle rose, io parlo piano. L'anima tua sogna, sogna, sogna mia cara anima, tutto, tutto sarà come al tempo lontano. Io metterò nella tua pura mano tutto il mio cuore, nulla è ancora distrutto. Sogna, sogna, io vivrò della tua vita, in una vita semplice e profonda io rivivrò. La lieve ostia che monda io la riceverò dalle tue dita. Sogna che il tempo di sognare è giunto. Io parlo di l'anima tua, mi intende? Vedi, nell'aria fluttua e si accende quasi il fantasma di un aprile defunto. Settembre, di l'anima tua, ascolta. Ha nell'odore suo, nel suo pallore, non so, quasi l'odore del pallore di qualche primavera di seconda. Sogniamo, poi che tempo di sognare. Sorridiamo, è la nostra primavera questa. A casa, più tardi, verso sera, vorrei aprire il cembalo e suonare. Quanto ha dormito il centro. Mancava allora qualche corda ancora manca, e l'ebano ricorda le lunghe dita cere e delate, mentre che fra le tende scolorate pagherà qualche odore delicato, modi tu, qualche cosa come un fiato debole di gloria un po' passata. Suonerò qualche vecchia aria di danza, assai vecchia, assai nobile, anche un poco triste, e il suono sarà velato, fiolo, quasi venisse da quell'altra stanza. Poi perché sola io vo comporre un canto che ti raccolga come in una cuna sopra un antico metro, ma con una grazia che schiavaga e negletta alquanto. Tutto sarà come al tempo lontano, l'anima sarà semplice com'era, e a te verrà, quando vorrai, leggera come villa al capo della mano. Bene, in questo salotto, perché praticamente noi abbiamo ricreato il salotto, no? Dove si alternano momenti diversi, adesso passiamo invece a un'esecuzione strumentale, un solo flauto, un brano anche questo molto famoso, Syrinx, di Debussy, di Claude Debussy, che è del 1913. Anche qui perché c'entra, no? In realtà c'entra perché D'Annunzio è stato un collaboratore di tanti musicisti e particolarmente di Debussy. Ricordo il famoso martirio di San Sebastiano, il martirio di San Sebastiano del 1911, testo di D'Annunzio. Tenete conto che Debussy nella storia della musica è un caposaldo, perché si identifica con un mutamento notevole del Novecento che richiama le arti figurative, e spesso in questi casi si parla di simbolismo, ecco, questa è la corrente. Quindi, e d'altra parte Tosti appunto muore nel 16, vive perfettamente nel periodo della Belle Époque, dal 1870 fino alla Prima Guerra Mondiale, beato lui, no? In un periodo fantastico, ma all'inizio del Novecento è successo di tutto. Basti pensare a quello che è successo con Freud e con Einstein, cioè il Novecento è stato qualcosa di un cambiamento strepitoso. La stessa cosa è accaduta nella storia della musica. L'esecuzione quindi di Syrinx, Maria Alice Tobiero al flauto.
Quindi c'è una visione, no? Diciamo, se volete, addirittura atavica, no? Di un certo mondo pastorale. D'altra parte, nel programma avete visto che noi abbiamo scelto la splendida copertina dei Canti Popolari Abruzzesi, dipinta, disegnata da Michetti per Tosti. Noi concluderemo con i Canti Popolari Abruzzesi, però a metà, adesso siamo a metà di programma, in questo salotto, mi sembra anche giusto, visto che stiamo evocando un certo mondo pastorale, fare un salto, ma ricollegando invece quello che tra l'altro va molto in quest'ultimo periodo, no? Il cibo e la cultura. D'altra parte non ci scandalizziamo, pensate a quello che si sta facendo durante Expo e non solo. Ma non è strano, perché cultura e cultura condividono la stessa radice etimologica, no? Per produrre il frutto della terra ci vuole un impegno duraturo, ci vuole passione, ci vuole competenza. Per produrre un cambiamento della persona ci vuole la stessa cosa, no? E quindi sono processi lunghi che si differenziano da, diciamo, da un'idea dell'evento, dello spettacolo, Molto spesso ai noi, no? Dobbiamo giustamente pensare a valorizzare i beni culturali, ma spettacolarizzarli a volte può essere una forzatura. Quindi vorrei a questo punto, perché mi sembra coerente, invece chiamare a dare proprio saluto e a dirci qualcosa una persona che è il presidente dell'associazione Amici delle Nevole di Ortona. Ecco perché vi ho fatto questo panegirico, perché la nevola è una
dolce tipico dell'ortonese concentrato lì, ed è interessante perché questo Abruzzo, dovremmo dire questi Abruzzi, come ancora nelle traduzioni internazionali, che è più corretto, hanno una tale pluralità, no, di situazioni, anche dal punto di vista enogastronomico, che ancora oggi ci chiediamo: ma come mai, no, in certi posti nascono delle idee, anche quelle, no, si impiantano e poi sono durature. Quindi grazie se vuole venire a parlarci. Poi assaggerete, voi assaggerete, io quattro parole non vi tenerò tranquillamente. Niente, innanzitutto è un'associazione di amici della Nevola. Che cos'è? È un'associazione che è sorta innanzitutto per valorizzare e continuare la tradizione della Nevola Ortonese. Oltre a quello, chiaramente non può essere dedicata solo alla Nevola, ma il nostro scopo dell'associazione è la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio demo etnoantropologico, una parola sempre difficile, ma è una parola che si dovrebbe ripetere molto spesso, perché che cos'è? Sono le nostre radici che vanno tutelate e valorizzate. E in questo noi ci stiamo proponendo in più versioni, diciamo così. Innanzitutto è doveroso fare un ringraziamento a questi ragazzi del campo della musica, loro fanno parte del patrimonio culturale ortonese come D'Annunzio, come Tosti, anzi sono i promotori della canzone di Tosti, delle musiche di Tosti, per meglio dire, e io ne vado orgoglioso di loro, sinceramente, perché sono sempre pronti e disponibili a qualsiasi evento. Io con orgoglio ho accettato questo, perché D'Annunzio, parliamo di D'Annunzio e di Tosti, giusto? Fanno parte del patrimonio demo etnoantropologico di Ortona, perché sono tutti e due di origine ortonese, almeno hanno le radici ortonese, e chiaramente fa parte del nostro patrimonio, quindi è giusto che Ortona abbia almeno questo riconoscimento, ovvero essere, avere come patrimonio etnoantropologico sia Tosti che D'Annunzio. E a tale proposito, mi sono permesso di portare, lo consegno al direttore dell'Archivio di Stato, due volumi che sono praticamente le novelle in dialetto, le novelle della Pescara di D'Annunzio, tradotto in dialetto ortonese dalla maestra Anna Basti, ormai novantenne. Oltre a questo, le lettere tradotte in dialetto ortonese tra D'Annunzio e Barbara Leone, che penso che siano due volumi che sicuramente faranno onore alla vostra biblioteca. E in più un piccolo volume, La Nevola di Ortona, tra storia e gastronomia, che la Nevola è storia, oltre che gastronomia, assieme al vino cotto, l'uva per colore e quant'altro, però sono discorsi molto lunghi che lo stesso associazione dona tranquillamente. Poi due cose, diamo tra parentesi, innanzitutto un grande applauso e un augurio veramente di cuore al nostro soprano Valentina Paolini, che ieri ha conseguito un'ulteriore laurea con 110 e lode. Una nuova laurea per un'altra caratteristica particolare della musica, musicoterapia, il che è un nuovo forse medicinale per combattere tante malattie. Poi abbiamo parlato del Cenacolo Michettiano, e hanno ricordato prima di me Vittorio Pepe. Io con orgoglio voglio dire
che sono forse uno di quei fautori che vogliono riscoprire Vittorio Pepe. E voglio ringraziare anche della presenza della tua nipote Margherita Pepe, che è qui presente, che tanto si sta dando da fare. Patrimonio di Pescara. Dopo di questo, devo dire, noi faremo altre manifestazioni sia su Cenacola Michettiani sia sui concerti toscani a Ortona nell'ambito estivo. Se qualcuno vorrà vederci, noi saremo convocati. Grazie a tutti. Grazie. Adesso arriviamo a un toast in lingua non italiana, sentiremo di seguito Goodbye, anche se nella versione del pianoforte, e poi Si tu le vuoi, cantata da Giulio Falcone. Il rapporto tra tosti e le lingue è un rapporto importante, perché attiene sempre a dimensione appunto, e al lavoro di scavo che viene fuori dall'incontro di musica e testi, in questo caso in lingua non italiana. Chiaramente la lingua francese, poi dà luogo alle melodie, era la lingua passepartout del tempo. Tosti, quando va a Londra, era la lingua parlata normalmente in tutte le corti europee, era la lingua parlata in Italia, non ricordate bene, si studiava ovviamente per tanti motivi il francese. Quindi l'editore Ricordi, che è l'editore italiano di Tosti, chiaramente pensa anche in termini commerciali, perché non ci dimentichiamo che questi nostri conterranei non erano assolutamente fuori dal mondo, di incaricare Tosti di scrivere queste melodie anche per allargare l'ambito di vendite. E Tosti interpreta bene questo impegno sul francese. Tenete conto che le melodie a un certo punto sono, anche come struttura musicale, molto simili e molto vicine alla grande tradizione romantica europea, cioè Lieder, se vi dico Schumann, Schubert, con testi Heine, Fichte, Schelling, no? Hanno una forte impronta di questo tipo, si spostano molto verso questo mondo. Ma nello stesso tempo Tosti si ci metterà ovviamente con il song inglese, con i famosi songs. Essendo stato 30 anni alla corte della regina, l'inglese l'ha imparato e lo ha anche utilizzato per le sue composizioni. Allora, siccome per non essere provinciali, no, per sembrare che noi vogliamo saltare in maniera motivata questi personaggi, vi leggo la brevissima, tre righe, la considerazione pubblicata in un volume molto importante di Harold Simpson del 1910, dal titolo è A Century of Ballads, e si parla di Tosti. A un certo punto si scrive, in relazione tra l'altro a Goodbye, questo: l'assoluta armonia tra parole e musica in questa romanza è uno degli aspetti che hanno contribuito al suo successo, e a questo riguardo posso citare un commento fatto una volta da Weatherly parlando di accenti. Strano a dirsi, uno dei pochi compositori che non hanno mai fatto un errore con gli accenti è uno straniero, Tosti. Non solo non fa mai un errore, ma da sempre l'appropriata enfasi musicale alle parole. Voi direte che c'entrano gli accenti, e no, c'entrano, perché se io scrivo una melodia su un testo non posso dimenticare come è scritto il testo, perché sennò rischio, questo a volte succede quando i compositori compongono in astratto, no? Se io allungo molto una sillaba e non consento a un cantante di riprendere il fiato, non ce la fa il cantante. Altrettanto, siccome la musica è fatta di accenti, no? I tempi binari o ternari partono sempre dal famoso accento primario. Allora, io posso far cadere il primo accento sull'accento della sillaba accentata, cioè posso rispettare la metrica o non farlo. Quindi vedete che questo gioco tra metrica e musica è molto molto stretto. Ecco perché non è banale questo incontro. Allora, ascoltiamoci nella versione del pianoforte di Goodbye, Venusco e Pupito, e subito dopo Si tu le volè di Giulio Falcone. Thank you.
Da lei sommersa nel notturno gelo e da lei beva la sperata pace senza vederla. Laudata sì per il tuo viso di perla, o sera, e per i tuoi grandi umidi occhi, ove si tace l'acqua del cielo. Dolci le mie parole nella sera ti sien come la pioggia che bruiva tepida e fuggitiva, commiato lacrimoso della primavera, sui gelsi e sugli olmi e sulle viti e sui pini, da novelli e rose i diti che giocano con l'aura che si perde, e sul grano che non è biondo ancora e non è verde, e sul fieno che già patì la falce e trascolora, e sugli olivi, sui fratelli olivi che fanno di santità pallidi clivi e sorridenti. Laudata sì per le tue vesti aulenti, o sera, e per il cinto che ti cinge come il salce il fien che odora. Io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiami il fiume,
le cui fonti eterne all'ombra degli antichi rami parlano nel mistero sacro dei monti, e ti dirò per qual segreto le colline sui limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda, e perché la volontà di dire le faccia belle oltre ogni umano desire, e nel silenzio lor sempre novelle consolatrici, sì che pare che ogni sera l'anima le possa amare d'amor più grande. Laudata sì per la tua pura morte, o sera, e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umano, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamericine salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude e novella, sulla favola bella che ieri ti illude, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria apertura, con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade e merrade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura nel gelci del mondo. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli pinna. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita vivente, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare finestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta, l'accordo dell'aereo cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto che si mesce più roco che di laggiù sale. Sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne, non so de voce del mare, or sode su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia, secondo la fronda più folta, ben folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, si ti par che tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, parda scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come bolle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiamo di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia in alleole, ci intriga i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude e novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione. Bene, quasi a conclusione di questo salotto arriviamo a un momento importante,
perché adesso ascolteremo quei piccoli notturni, vagli e fluvi e ho faccio di una calata, e tra l'altro qui sentiremo dopo vagli e fluvi, prima la poesia e poi la poesia posta in musica. È un momento importante per l'attività dei Tosti, perché qui in questo periodo, che poi coincide con quanto si diceva prima, cioè con le quattro canzoni da Maranta, 1907 e Gatta del 7, c'è una svolta, perché da questo punto in poi non c'è più una collaborazione diretta tra Tosti e D'Annunzio, cioè D'Annunzio che si firmava con gli pseudonimi Mario De Fiori eccetera e collaborava direttamente come poeta per la musica, cessa questa attività, ma il Tosti continua a prendere, ma stavolta prende dalle sillogi pubblicate in quanto tali, quindi dai poemetti, quindi sovente da Canto Nuovo, Poema Paradisiaco, eccetera, prende i brani e li fa diventare brani per musica. E quindi è un momento importante, perché tutta la seconda parte, fino alla morte dei Tosti, ci sarà questo cambiamento, che è un cambiamento anche musicale, perché a questo punto e progressivamente vi è uno spostamento dalla romanza classica verso quello che vedremo in Pizzetti, diventerà nel Novecento la lirica da camera. Perché c'è questo cambiamento di nome e di sostanza? Perché si abbandonano progressivamente gli schemi precedenti, cioè lo schema metrico, no, adattato a seconda se strofa o ritornello alle due melodie, e avvicinandoci al mondo della cultura romantica europea si passa a quello che i tedeschi chiamano composizione durkomponiert, cioè composta da cima a fondo, ossia la musica segue tutte le variazioni, ci prova naturalmente, del testo, quindi non è più canto e accompagnamento, ma le due cose sono fuse. Se voi sentite Schubert è così, non c'è, però il piano accompagna, no? A volte il tema è nel piano ancora in balza, quindi è un'elaborazione molto interessante ed è un cambiamento, e non a caso Tosti lo fa col D'Annunzio poeta. C'è una consapevolezza altissima, perché D'Annunzio non è facile, l'abbiamo visto, non è assolutamente facile, come fai a musicare una cosa così sonora? No, è difficilissimo. E quindi questo è un momento molto importante, per cui, e tra l'altro anche qui adesso sarebbe impossibile farlo, ma se uno guarda il testo, per esempio dei due piccoli notturni, e, a parte il fatto che D'Annunzio gioca sempre con il linguaggio, con le iterazioni eccetera, e, ci si rende conto che Tosti non segue perfettamente la struttura metrica, cioè sapete la struttura è divisa in strofe e il poeta va a capo a seconda di quello che lui intende, quindi all'atto della lettura bisognerebbe leggere tenendo conto di questo. Invece che fa Tosti? Stranamente ma in maniera interessante, a volte la musica contraddice il testo, cioè quello che viene spezzato a lettura Tosti lo scrive tutto di seguito e dà un'altra interpretazione, quindi questo gioco è difficile da spiegare, ma insomma vedendolo non puoi tanto, e capite che cambia completamente, perché la musica non dico che cambi il senso, ma ne introduce un altro, e quindi a volte c'è una piena concordanza fino al punto in cui nelle virgole Tosti mette la pausa, quando si ferma il linguaggio si ferma la musica, no? Con una corrispondenza perfetta, altre volte no, Tosti contraddice apparentemente il testo. Capite che è un gioco molto raffinato, e questo è l'esito ultimo da un punto di vista poetico musicale del maestro Tosti. Ecco perché la musicologia oggi, consapevolmente, che ha rivalutato tutto questo mondo, si è resa conto che non erano solo canzonette, sto citando Bennato adesso, non sono solo canzonette, per niente, perché come vedremo fra un po', anche una canzone o romanza ci può essere un intero universo. Allora, ascoltiamoci i due piccoli notturni cantati da Antonella Gnagnarelli, ma dopo Vagli e Fluvi sentiremo la poesia e poi l'ascolteremo in musica. Grazie ai nostri amici. Thank you.
O falce di luna calante, che brilli sull'acqua deserta, o falce d'argento, qual messe di sogni, ondeggia il tuo mite chiarore qua giù. Anelli di greli di foglie, sospiri di fiori dal bosco, esalano al mare. Non canto, non grido, non suono, per il vasto silenzio va. Oppresso d'amore, di piacere, il popolo dei vivi s'addorme. O falce calante, qual messe di sogni, ondeggia al tuo mite chiarore quaggiù. Settembre, andiamo, è tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lascia gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai frutti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a confronto, che lungo illuda lor sete in via, rinnovato hanno verde ad Avellano. E vanno per tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigia degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina, ora lungo esso il titolar cammina la greggia, senza mutamento è l'aria, il sole in bionda sillabi balana, che quasi dalla sabbia non divaglia, iscia qui calpestio, dolci rumori. Ah, perché non so